Ciao a tutti cagnacci, benvenuti in questo video un po' particolare, lo vedrete di qualità sicuramente più bassa rispetto al solito, perché è una pausa dal lavoro, visto questo caldo, mi sono preso un bicchiere di acqua fredda perché non ci se la faceva più, ma ne approfitto con questa pausa e di questo caldo per tenere il canale un po' attivo e per proporvi una discussione. Anzi, una riflessione che è maturata in questi giorni in cui si è parlato moltissimo di aiutiamoli a casa loro. Ora, cani, su Telegram ho scritto praticamente un articolo, definiamo l'articolo, che è una riflessione su come è cambiato il linguaggio politico rispetto al passato, citando Italo Calvino e facendo come esempio un vecchio discorso di Berlinguer, che era di una profondità di pensiero e complessità enorme, che oggi la comunicazione politica, un po' in tutto il mondo, diciamo, non fa più. La profondità di pensiero è scomparsa e ha lasciato il posto a una forma e un modo di comunicare che spesso si traduce in un sunto, in una frase, in un payoff, in uno slogan. Gli slogan hanno sempre funzionato, ma nell'epoca in cui c'era per la prima volta la televisione, il giornale veniva letto da persone di una certa taratura e la radio serviva proprio come mezzo di divulgazione, soprattutto dell'informazione politica, la profondità di pensiero che accompagnava lo slogan c'era. E quindi la terza via, i due forni, bla bla, e così via. Questa riflessione su Telegram è una delle tante riflessioni che faccio su Telegram, un pochino, perché lì mi capita di parlare un po' più spesso di politica che di altre cose. Quindi, se vi interessano queste cose, il canale Telegram lo trovate qui sotto in descrizione. Guarda caso, pochi giorni dopo è uscita la polemica sull'aiutiamoli a casa loro della pagina di Matteo Renzi. Che cosa è successo? Sulla pagina di Matteo Renzi, i social media manager, non penso lui, hanno pubblicato una grafica con, diciamo, uno slogan aiutiamoli a casa loro, tratto da una riflessione di un capitolo del libro Avanti che verrà pubblicato a breve. Ma nel libro, da come ho avuto l'opportunità di sapere, diciamo, per fonti traverse, quello aiutiamoli a casa loro è la conclusione di un ragionamento molto approfondito, molto diverso da quello di Salvini, soprattutto coadiuvato da studi, ricerche, sociologi, eccetera, eccetera. Quindi non è un aiutiamoli a casa loro perché sono negri, boh, li buttiamo là fuori dai coglioni, l'Italia agli italiani, prima gli italiani, eccetera. Il punto è che, siccome oggi il linguaggio politico è ridotto a uno slogan, praticamente sembra che se una slogan è uguale all'altro, la riflessione che c'è dietro è uguale all'altro. Benissimo. Sapete chi ragiona così? Se voi. Ma c'è una piccola differenza tra la portinaia, la signora che va a farsi la permanente e chi vuole parlare davvero di politica. Perché se la critica la volete fare alla comunicazione del Partito Democratico, lo posso capire, ormai tutti esperti di comunicazione. Se io metterei in dubbio anche la necessità di affrontare il tema dell'immigrazione come tema primario di una campagna elettorale, ma ne ho parlato già in un altro video, non mi ripeterò. Va bene, l'errore di comunicazione, ma io non posso punire o premiare un leader politico, appoggiarlo o non appoggiarlo per un errore di comunicazione. Devo sapere, altrimenti la propaganda mi rende vittima al contrario. No, io voglio guardare il ragionamento che c'è dietro. E allora io vi voglio lasciare con un breve filmato, doppiato, e vi lascerò il canale qui sotto del ragazzo che l'ha fatto, dove viene spiegato fondamentalmente il concetto di aiutiamoli a casa loro, come no, io non accolgo tutte le persone che vengono da un posto perché così mi lavo la coscienza, mentre tutti gli altri poveri muoiono e soffrono. Io li accolgo perché è mio dovere accogliere chi è in difficoltà, chi fugge la guerra, ma anche chi fugge da problemi economici. Ma non posso accoglierli tutti senza poi andare a danneggiare il tessuto economico e sociale del mio paese. Quindi li posso accogliere fino a un certo punto, poi basta. E come mai, nonostante abbiamo spiegato già in un altro video che tutti
Le campagne politiche più efficaci sono state sul lavoro e non sull'immigrazione. Ora si sta spostando sull'immigrazione perché purtroppo è successo un evento per il quale gli stati europei non si sono voluti impegnare a condividere con noi le fatiche dell'accoglienza. Quindi c'è un contesto politico nel quale viene introdotto e affrontato questo argomento, con un errore di comunicazione, sicuro, ma che ha dietro una profondità di pensiero che purtroppo tutta la politica non tende a spiegare. E sapete chi è che se ne approfittano? Media, come la televisione, i giornali, i giornalisti, che ormai fanno gossip politico. Quindi in una trasmissione politica voi vedrete la domanda, quindi Renzi è uguale a Salvini, quindi Salvini è uguale a Renzi, quindi la soluzione è uguale, arriva dopo, arriva prima, si sta appropriando, sta tornando terreno a questo progetto qui. Cazzate, questa non è politica. Questo è la portinaia. E come dice Cardinal Point, la politica sta diventando il calcio di chi non ama il calcio. Quindi si fanno discussioni da bar che con la politica c'entra poco. Quando sarebbe bello in una trasmissione politica mettere a confronto un leader, un dirigente della Lega, un leader, un dirigente del Partito Democratico e chiedergli cosa intende uno per aiutarli a casa loro e cosa intende l'altro per aiutarli a casa loro. A quel punto se ne discuterebbe. Sul web sono uno dei pochi, sinceramente, l'unico che parla davvero di politica e fa un'analisi politica. Perché se io adesso, il mio scopo del video non fosse quello di invitarvi a riflessioni più profonde sul campo della politica, potrei starvi a spiegare cosa intende Salvini per aiutiamoli a casa loro, sia nella forma che nei contenuti, sia la forma e i contenuti dell'aiutiamoli a casa loro del Partito Democratico, quindi di Renzi. Che nella forma, innanzitutto, uno non risulta fuori da coglioni e l'altro risulta un pochino più come dobbiamo aiutarli. Ma soprattutto possiamo vedere il mood che hanno i partiti, due diversi partiti, nel aiutarli a casa loro, in quanto hanno investito in cooperazione in cooperazione internazionale in Africa quando sono stati al governo. Guardiamo quanti soldi ci ha messo il Partito Democratico, governo Gentiloni Renzi. E vediamo quando ci ha messo il governo Berlusconi, Lega Nord, quando è toccato a loro. E vedrete che purtroppo le cose non stanno così come sembrano, cioè che le cose sono dette in modo diverso, hanno dietro un ragionamento diverso, tant'è vero che poi si fattualizzano, praticamente si concretizzano in maniera diversa. Penso di aver detto tutto e quel video che vi ho detto dove vengono spiegate alcune cose ve lo lascio qui sotto. In descrizione, mi raccomando, seguitemi su Telegram se anche a voi piace un pochino la discussione politica approfondita e non solo quella gossipara, perché è lì che io approfondisco quando non posso far video. Un saluto a tutti, alla prossima. Prima breve, poi chiudo. Anche perché se arriva a 10 minuti posso mettere più pubblicità, ma sono veloce.